Non c'è pace a Canneto di Caronia. Nella piccola frazione, 10 anni dopo, è tornato per gli abitanti l'incubo dei fenomeni misteriosi. Contatori che si incendiano, pali dell'illuminazione pubblica che funziona ad intermittenza e da ultimo, in ordine di tempo, i sensori d'allarme che iniziano a suonare. Fenomeni inspiegabili ora come allora che hanno riacceso i riflettori su Via del Mare. Dopo i sopralluoghi della Protezione Civile e l'installazione dei rilevatori dell'ARPA, la zona è tornata ad essere costantemente monitorata, ma per i residenti non può esserci serenità. C'è chi ancora, da quel lontano 2004, aspetta di ricevere il contributo della Protezione Civile per poter completare i lavori di sistemazione a casa. Dove sono state le mie possibilità, sono andato avanti con i lavori. Ho fatto lavori per 30.700 e qualcosa, mi hanno dato 18.600, già sono in avanzo per le mie possibilità finanziarie a poter non andare più avanti a terminarmi la mia casa. Mi hanno fatto una comunicazione scritta che il codesto dipartimento integrazione dei fondi stanziata per la copertura delle ulteriori somme a contributo, che la protezione civile di Palermo doveva comunicare alla protezione civile di Roma. La casa di Paolo è stata quella più colpita 10 anni fa, quando in cenere finirono vestiti, mobili, impianti di luce d'acqua, elettrodomestici e materassi. Insieme alla moglie e alle figlie, allora neonate, fu costretto a rifugiarsi in albergo ed ancora oggi, tornato a casa, è costretto a staccare la corrente nella stanza delle sue bambine, dove ogni 2 giorni si fulminano le lampadine. Ed intanto ha dovuto rivolgersi agli avvocati per sperare di ottenere quanto riconosciutogli e scongiurare così il pericolo che la sua richiesta decada. Chiedo che quello che loro hanno, si sono impegnati con la comunicazione del 18-12-2008, che prendono atto e mi danno il contributo a suo tempo che si avevano impegnato a erogare.